Eccoci qua. Una pace, si respira un'aria stupenda, il sole brilla nel cielo e ci troviamo al camping Bella Torino. È un bel campeggio, molto molto grande, con delle piazzole su ghiaia o su erba. Abbiamo visitato, i bagni sono nuovi, zona lavanderia con due lavatrici e un'asciugatrice, zona lavapiatti nuova, docce meravigliose. In questo momento noi stiamo occupando una bella piazzola su ghiaia di ben 80 metri quadri. Ma ci sono delle piazzole anche su erba, sempre della stessa metratura, con colonnine di corrente elettrica, e ci sono delle belle soluzioni anche per chi ha la roulotte con la macchina a fianco, molto comodo. Ci troviamo a Pianezza, vicino a Torino. Per arrivare a Torino il campeggio mette a disposizione una navetta che porta direttamente alla fermata dell'autobus. Poi noi abbiamo scaricato un'app, si chiama GTT To Move, dove abbiamo comprato il biglietto giornaliero, 3 euro se non sbaglio, col quale prenderemo l'autobus e andremo a Torino in circa 40 minuti. Ci stiamo preparando perché andremo a visitare il Museo del Cinema e saliremo sulla Mole Antonelliana per vedere il panorama. Quindi venite con noi a Torino. Stiamo raggiungendo la Mole Antonelliana, che è il monumento simbolo della città di Torino. Abbiamo comprato i biglietti online per l'ascensore e, siccome al suo interno c'è anche il Museo del Cinema, ci facciamo il giro del museo che si sviluppa nel perimetro lungo le mura della torre. L'ascensore panoramico permette di salire fino al tempietto a 85 metri d'altezza e ammirare la straordinaria vista sulla città e sull'arco alpino che la circonda. Per chi non può prendere l'ascensore è possibile salire anche a piedi lungo le scale dell'intercapedine della cupola fino alla terrazza panoramica. Proseguiamo la nostra visita all'interno di uno dei più importanti musei del cinema al mondo. Si sviluppa a spirale verso l'alto, ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri. Stiamo raggiungendo la chiesa della Gran Madre di Dio. Siamo nel quartiere Borgo Po, che insieme al Ponte Vittorio Emanuele e al Monte dei Cappuccini completa uno dei panorami più belli di Torino. Allora, quello è il Monte dei Cappuccini, quella è la Gran Madre, Ponte Vittorio Emanuela. Sì, scendendo lì e facciamo tutto il murazzo. Va bene, facciamo la foto qua sotto che racchiude un po' tutto il Borgo Po e dopodiché saliamo su al Monte Cappuccini. Ma prima visitiamo la chiesa, che è uno dei più importanti luoghi di culto cattolici di Torino. Ha forme e proporzioni ispirate dichiaratamente a quelle del Pantheon di Roma. La chiesa fu ultimata nel 1831. Stiamo salendo sul Monte dei Cappuccini per vedere la vista da lassù e fare una bella foto della Mole Antonelliana. È praticamente ora di pranzo, raggiungiamo Caffè Baratti e Milano, che è un'icona di Torino, Quindi andiamo a provarlo, non ci siamo mai stati. Proveremo questo caffè, dove fanno? Degli ottimi panini. È posizionato nella suggestiva galleria dell'industria subalpina e vi consigliamo vivamente di visitare passeggiando tra i negozi. È una delle tre gallerie commerciali storiche di Torino. È buona? Fragrante. Che fa 10, grazie. Torniamo poi in Piazza Castello per una breve visita alla chiesa di San Lorenzo. Vi consiglio di andarla a vedere perché è un gioiello, è bellissima. È fatta dal Guarini, come altre opere qui a Torino, ed è stupenda. Sono tra l'altro le visite gratuite
tutti i giorni dalle 16 alle 17.30, ogni mezz'ora circa, quindi ci sono i volontari che ve la spiegano, è molto bella, è consigliatissima. È praticamente ora di merenda, è Pasquetta, ci andiamo a mangiare un po' di cioccolato e andiamo a vedere come si fanno le uova. Siamo alla Zicat, cioccolateria e fabbrica del cioccolato artigianale dal 1958. Entriamo nel loro laboratorio a vedere come si dà forma al cioccolato. Ciao, sono Lorenzo e oggi vi farò vedere come facciamo le uova di Pasqua qui alla Zicat. Questo è un po' come si fa l'uovo alla vecchia maniera, d'accordo? Andiamo a prendere un suo stampo, lo andiamo a riempire con del cioccolato fondente temperato, andiamo a muoverlo, a distribuirlo bene sui lati del nostro stampo. Una volta che avrà raggiunto lo spessore che noi vogliamo dargli, lo andiamo a togliere l'eccesso del cioccolato in questa maniera. Una volta tolto l'eccesso, lo andiamo ad appoggiare qui e dobbiamo aspettare qualche minuto che comincia a cristallizzare prima di poterlo mettere nel frigo. Quando parliamo di cioccolato temperato, in questo caso fondente, siamo intorno ai 30 gradi, tra i 30 e i 30 e mezzo, in modo tale che le molecole di grasso del cioccolato si mettano in maniera ordinata. Poi, quando faremo la nostra tavoletta, il nostro uovo, qualunque tipo di soggetto, in frigo contragga e che rimanga bello lucido, non sia opaco, sia come dovrebbe essere il cioccolato. Ora, passato qualche minuto, il cioccolato comincia a cristallizzare, noi li andiamo a rifinire bene il bordo, lo andiamo a mettere nel frigorifero per qualche minuto. Adesso è passato qualche minuto, qua abbiamo degli stampi, l'abbiamo messo in uno stampo da 4 e come ho detto prima, se lavorato alla temperatura giusta il cioccolato tende a restringersi, quindi come vedete dal nostro stampo vengono via molto molto facilmente. Spruzziamo il nostro stampo con un velo di burro di cacao più colorante giallo in questo caso. E poi una volta che andremo a fare il procedimento che vi ho fatto vedere prima dell'uovo, una volta che viene colato all'interno del nostro stampo rimane appiccicato. Ok, adesso anche dall'esterno poi riusciamo a dargli questo effetto qua, molto lucido. E con questo non facciamo solo il pulcino ma possiamo fare mille colori. Ora cominciamo ad assemblare il nostro pulcino, ok? Sì. Ne faremo uno al latte e uno fondente, tutte e due le versioni. Andrò a scaldare le nostre cialde preparate in precedenza su questa piastra, che in sostanza è più o meno come quelle che noi abbiamo a casa, una piastra induzione. La differenza qual è? Scalda un po' più, in maniera un po' più delicata. E poi andiamo a fare la stessa cosa con l'altra parte che abbiamo colorato. Ora dobbiamo aspettare che si asciughi un attimino, prima poi di poterlo attaccare sulla nostra base. Una volta attaccato lì andremo poi ad attaccargli tutti i vari pezzi che compongono il nostro pulcino e lo andiamo a incollare sulla nostra base. Allora, adesso andiamo ad assemblare il nostro pulcino. Utilizziamo sempre un cornetto con un po' di cioccolato temperato, ok? Prima il crestino. Andiamo a mettere le nostre zampette, le ali, ok, gli occhi, e per finire il becco. E il nostro pulcino è pronto. Pronto per essere rotto. Dispiace quasi a volte, dispiace quasi rompere. Esatto, e quando fai uno squadrone di questi e poi pensare che, meno male che non lo vedo. Sono le creature, insomma. Esatto, sono quasi come dei figli, dai, possiamo dire così. Numerosi sono i prodotti che fabbricano, praline di tutti i gusti, cioccolatini e creme da spalmare. Noi ci portiamo a casa una scatola di degustazione. Questo che non... Ciliegia. Lo apriamo. Ciliegia. Oh, oh, non si aprono. C'è di cuore. Guarda che anche questo mi sa che è meglio non romperlo. Perché? Non so. Ma sì. No! Ah, non tagliarlo. Mm.
Buono! Questo è grappa. Buono, madonna! No, che... Andrea si ubriaca, che perché boh. Non regge, non regge. Che botta! Sprantechiamoli tutti. No, ti spranteco io, stai calmo. Spacchiamo questo. Ok, questo non ha liquido. Non ha liquido. No, ok. Buono, bello. Dentro ha, non so se si vede perché, questo è un doppio strato, qui dentro c'è della marmellata. Buono, tipo albicocca. Però è morbida, questa potrebbe essere la marmellata giusta da mettere dentro la sake. Infatti secondo me questo è un micro sake. È un mini sake, però rivisitato. Polpa di lampone. Ah, ecco, polpa ecco, di ecco, pesca, no? Buona. Polpa di pesca. Ah, ecco. ma non ci sono specificati i singoli cioccolatini. Sarebbe che stato buono. Interessante. Dai, finiamoli. Abbiamo fatto un pompapocchio con questo video. Lo dobbiamo dividere in due puntate perché sennò c'è troppa roba. Vi salutiamo qui nella prima puntata. E vi salutiamo qui, nella seconda puntata. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale, metterci un ci piace se questo video vi è piaciuto, se questi due video vi sono piaciuti, e iscrivetevi anche al canale di Instagram. Se vi è piaciuto, fateci sapere se vi è piaciuto vedere dietro le quinte di questi posti, sì, che noi andiamo a cercare, a scoprire. In sostanza, se vi piace anche vedere queste realtà, questi laboratori, fateci sapere, queste aziende che producono cibo. Speriamo che questa città vi sia di ispirazione per venirla a visitare, e ciao a tutti, alla prossima.